Il Rotary Club Terracina Fondi ha organizzato una serie di incontri in sinergia con l'Aeronautica Militare riservati ai ragazzi degli istituti superiori di Terracina. Un'iniziativa interessante, come ha sottolineato il presidente del Rotary, Claudia De Felice. Abbiamo pensato di portarlo nelle scuole, perché una delle missioni del Rotary sono le nuove generazioni e le azioni professionali. E quale meglio azione professionale se non quella posta in essere dall'Aeronautica Militare, ovvero dai cosiddetti angeli del cielo, come noi li stiamo chiamando nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto la possibilità, grazie all'aiuto di Corrado, il colonnello Cicerone, di avere il cosmonauta Walter Villadei. È un'opportunità grande per Terracina e per i ragazzi che frequentano le nostre scuole, perché possono avere informazioni, conoscenze, oppure poter raggiungere, pensare di raggiungere un sogno, perché le stelle sono lontane, ma in realtà sono più vicine di quelle che uno pensa. Il primo incontro si è tenuto all'Istituto Tecnico Statale Arturo Bianchini. Tra i temi trattati, la comunicazione dell'Aeronautica Militare, la missione e Orizzonte Spazio. Sono intervenuti il colonnello Corrado Cicerone, il tenente colonnello Pier Ivo Facchini e il cosmonauta tenente colonnello Walter Villadei. Noi vogliamo divulgare la nostra cultura aeronautica, vogliamo far conoscere quello che facciamo, vogliamo portare a conoscenza delle giovani, delle generazioni future, quello che fa l'Aeronautica Militare, che è una grande squadra che vola al servizio delle istituzioni, al servizio dei cittadini. E quindi gli faremo conoscere nel dettaglio, portando la nostra esperienza personale, il vissuto quotidiano del nostro lavoro, lo facciamo conoscere ai giovani ragazzi e chissà, troveremo un altro terracinese che starà al posto mio, al posto nostro in Aeronautica Militare. Vediamo che questi ragazzi sono sempre molto entusiasti di quanto gli proponiamo anche le nostre attività, le nostre esperienze nelle varie attività di cosmonauta, di controllore, di pilota, eccetera. E questo attira sempre molto l'attenzione perché sono delle prospettive che difficilmente vengono conosciute se non per il tramite della nostra esperienza. Oggi è il grande privilegio di essere qui a parlare con i ragazzi di Terracina e per illustrare a loro innanzitutto la grande storia che l'Italia ha nel settore spaziale ed aerospaziale, il ruolo fondamentale che ha giocato l'Aeronautica Militare quando nel 64 con il generale Luigi Broglio ha portato l'Italia ad essere il terzo paese nella storia dopo Unione Sovietica e Stati Uniti a lanciare un satellite, ma anche e soprattutto guardando al futuro le opportunità che si apriranno per i ragazzi. Il mondo aerospaziale si sta evolvendo attraverso nuovi sistemi che riusciranno ad aprire l'accesso allo spazio anche ad una dimensione più ampia dal punto di vista della possibilità di accedere allo spazio portando tecnologia, scienze, esperimenti, cultura, e questo è fondamentale. L'aeronautica militare gioca un ruolo centrale anche in Italia, mettendo insieme una serie di attori che poi contribuiscono ad aprire opportunità future per questi ragazzi. Il prossimo incontro si terrà venerdì 9 marzo, sempre a Bianchini.